l'idea dell'installazione, perché tu di solito dipingi Ah, la tua. sì. L'installazione devo dire che è nata molto sulla spinta di Flavio Visciantelli, che ha in qualche modo mi ha dato a disposizione questo spazio, che è un cubo bianco, diciamo. Però approfitta, metti dei quadri, cerca di realizzare, non mettere i suoi quadri, cerca di realizzare qualcosa di diverso. E questa è stata la spinta di una ricerca, questo accadeva un anno fa circa, e quindi questa è stata la spinta di portare un lavoro che fosse contemplativo veramente anche nello spazio, soprattutto, Sì, perché poi questo spazio, la cosa bella è che cambia sempre, cioè ogni volta che c'è un artista sì. Un artista si modifica si rinnova completamente. Noi completamente. abbiamo voluto chiamare questa mostra lo spazio abitato perché ci piaceva proprio questa idea di raccontare come È appunto per vero, questa sì. volta. È stato questo il punto. Infatti riporta dei ritratti di persone che hanno, diciamo, anche, se vogliamo, un aspetto un po' popolare, un po' pasoliniano, no? Questo bianco e nero dal quale parte la rappresentazione della trascendenza e questo, diciamo, è il miracolo della vita, ognuno che possa uscire dalla propria condizione per poter immaginare qualcosa di diverso, ecco, questo Sì, perché tutto il tuo lavoro comunque è incentrato su questa idea di rappresentare l'invisibile, di rappresentare qualcosa che non c'è. In questo caso hai utilizzato diversi materiali, come li diversi, puoi diversi materiali. Allora, descrivere? mi è piaciuto molto lavorare con la terracotta perché è proprio un materiale così antico, così che fa parte della storia dell'uomo da sempre, quindi Che ha una forte memoria, una forte come dire, memoria, che poi. contiene in sé una forte memoria, sì. E, insomma, sì, è stato bello anche diversi materiali, di uso di diversi materiali per un'unica, diciamo, idea, per un unico concetto, diciamo. Sì, il concetto è appunto quello di rappresentare qualcosa che c'è, ma nello stesso tempo allude a uno spazio altro, no? E quindi questo Infatti succede attraverso un grande giardino, che quindi sì, l'immagine è come se nasca dai pensieri dal pensiero delle delle persone, persone che hai dei raffigurato. ritratti, ecco, sono così tanti dentro, quando si entra si sente lo spazio abitato, si sente come se ci fosse quasi il fiato di queste persone che sono ritratte in qualche modo, Sì, ne senti proprio, ne percepisci il pensiero anche, no? sì, è vero. E dopo ci sono queste, invece alla fine hai creato anche un'installazione di teste in cui Di testa che utilizzi un sono, altro sì, materiale sono ancora. altro, sono, hanno una, sono, diciamo, in cera, perché proprio la cera ha un effetto particolare, sembra quasi pelle in qualche modo, e sono i testimoni di tutto questo, sono lì, infatti poi accennano anche un piccolo sorriso, una specie Sì, di, di questo ne abbiamo parlato sì. molto perché per me era importante che non fossero tetri. Ti No, ricordi infatti, sì, esatto, quando io ho di non visto queste portare, teste senza esatto. corpo, ho No, no, detto infatti sì, cioè, hanno, diciamo, un atteggiamento quasi alla Antonello da Messina, no? Che c'ha questo sorrisino un po' così appena, diciamo, accennato. accennato, Questa è alla fine quello che mi interessa poi sapere, un artista che è sempre stato abituato appunto a lavorare sulla tela, comunque a immaginare uno spazio bidimensionale. Hai avuto cioè, un po' di ansia all'inizio a pensare a qualcosa che fosse Ma sai, completamente da vivere, da abitare? è stata una ricerca, quindi è stato, diciamo, bello, diciamo, programmare, pensare qualcosa che, diciamo, non fa parte del tuo quotidiano, no? Portare qualcosa di diverso. E E in continuerai su qualche modo, questa strada? sì, penso che si sia aperta un nuovo modo anche di poter pensare al mio lavoro. Questo è quindi un passaggio, no? Di Sì, questo momento all'altro. Quindi hai avuto un altro forse è proprio pensiero quello che con dovrebbero queste essere figure. le mostre dovrebbero essere un passaggio un'evoluzione da un prima ad un dopo. E sicuramente questa mostra traccia
punto di rinnovazione, di ricerca nuova, insomma, che mi interessa molto il futuro, ecco, sono molto interessato al futuro. Quindi andrai avanti su questa strada che hai intrapreso qui. Decisamente, Questo è una bella notizia. Abbiamo fatto penso che sia una cosa successo, importante. sì. Penso che sia proprio questo il successo di una esposizione, ecco, di confermare e portare avanti, interessarsi al futuro, insomma, essere curiosi del futuro. E hai già ricominciato a lavorare? Sì, è Sono andata circa, sì. curiosissima. Allora poi andiamo solo a Andiamo a vedere che cosa hai sorprendere. Ah, fatto. sì. Ti ringrazio, anche per me è stata una esperienza molto interessante appunto No, fare questa, sono... lavorare insieme a Certo, te, alla fondazione. sì, no, sono io che ti ringrazio perché ci siamo colti proprio nella lettura con la tua sensibilità, hai portato una bellissima lettura. Comunque ringraziamo Flavio per averci Soprattutto, permesso eccoci qua. questo.